Eccoci quindi qui, ragazzi. Allora, benvenuti nel primo di due video giornalieri dedicati solo ed esclusivamente alla finale di Europa League giocata ieri sera tra Inter e Siviglia, vinta come tutti ben sapete dagli spagnoli per 3 a 2. Ieri ho visto la partita per intero, ma non avevo la forza mentale e fisica per, appunto, eh, registrarvi la live o all'occorrenza il post partita. Allora ho deciso di rimediare portandovi due video su due argomenti legati comunque a questa partita. Che finale è stata? Partiamo proprio dal principio per poi analizzare le dichiarazioni di Conte, le occasioni, l'arbitraggio eccetera eccetera. Allora, è stata una finale, almeno per quanto riguarda il primo tempo, molto molto emozionante, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, con tantissimi errori difensivi ma anche belle azioni. Sia dalla parte del Siviglia sia dalla parte dell'Inter. Un tutto che però riassumo nei primi 45-50 minuti, perché nel secondo tempo lo spettacolo è calato notevolmente. Da esterno mi sono mh, emozionato diciamo nella prima parte e annoiato invece nella seconda, in cui si possono contare solamente il gol fortunoso del 3-2 del Siviglia, l'errore clamoroso di Lukaku davanti alla porta e mh, i 15 minuti persi per via delle sceneggiate dei giocatori del Siviglia. Che avevano il minimo contatto stavano per terra per almeno 2-3 minuti. Questo è praticamente il riassunto del secondo tempo, mentre invece nel primo sono successe cose al limite del clamoroso, visto che in pochi minuti si è passati da un 1-0 al 2-1 per il Siviglia al 2-2 per l'Inter e con veramente ribaltamenti da una parte e dall'altra. Io non mi sento di dire che il Siviglia non abbia meritato, perché comunque hanno giocato da squadra che Conosce la competizione da squadra che sa cosa vuol dire giocare le finali. Infatti, io ho sempre detto che il Siviglia si può come considerare il Real Madrid dell'Europa League. Nel senso che magari in sfide andate e ritorno non ti fanno neanche queste grandi cose. Mi pare che addirittura prima di incontrare noi eliminarono una squadra di gran lunga inferiore con grande sofferenza. Però, se c'è una finale unica, se c'è una finale secca, sanno come giocarla. E mi riferisco ovviamente alle già citate sceneggiate su ogni fallo, quelli volenti o nolenti, sono degli episodi che l'arbitro nella maggior parte dei casi ha fatto bene a fischiare, perché sono falli che si fischiano, ieri l'Inter è stata molto fallosa, però loro sapevano bene che si può sempre guadagnare quel secondino in più, quell'attimo in più per potersi portare a casa il risultato e non me ne vogliano gli Interisti, ma sono convinto che a parti inverse non si sarebbero di certo lamentati se l'Inter avesse vinto l'Europa League perdendo un quarto d'ora eh, per ogni continuo contrasto, diciamo che è il gioco delle parti. E comunque... Nel calcio, una squadra cerca sempre di sfruttare queste occasioni per guadagnare minuti e portarsi la vittoria a casa. Quindi, secondo me, nel complesso, eh, il Siviglia ha meritato di vincere anche perché l'Inter ha fatto più errori difensivi. Non mi riferisco tanto al gol del 3 2 perché quello è, è fortuito. Comunque, la palla viene messa lì in mezzo. Lukaku, proprio distinto, ha provato a mettere la gamba pensando di toglierla dallo specchio della porta. In realtà la, ce l'ha messa proprio lui. Però quello non lo considero tanto un episodio grave perché è stato parecchio parecchio sfortunato a parer mio però nel primo tempo e nel secondo ho notato una cosa che il Siviglia ha usato sempre a proprio vantaggio i colpi di testa tralasciando il fatto che i primi due gol sono stati effettivamente due colpi di testa tra l'altro grande partita di De Jong ma su ogni azione alta diciamo degli spagnoli l'Inter è sempre andata in difficoltà che sia calcio d'angolo, che sia punizione, che sia mm, tiro da lontano Ogni pallone di testa era degli spagnoli, l'Inter non è mai riuscita a trovare le giuste contromisure e se tu ti fai prendere così tanto eh, sotto gamba, diciamo, sotto questo punto di vista, è, è difficile trovare delle soluzioni. Midia, o faccio un esempio un po' diverso, noi in casa del Liverpool, in quella partita praticamente ogni lancio lungo era una possibile occasione avversaria se tu non riesci mai a trovare eh, l'argine se tu non riesci mai a trovare il modo per fermare la loro offensiva riuscire poi a rimontare anche facendo due gol è davvero davvero complicato quindi questo è stato secondo me l'aspetto più negativo dell'Inter e il fatto di essersi spenta col tempo eh, per quanto riguarda il secondo tempo scusate la ripetizione perché nel secondo tempo invece che crescere l'Inter pian piano è calata sempre di più a tal proposito e poi arriveremo alle parole non ho capito sinceramente i cambi di conte perché, comunque, capisco che Eriksen deve essere fatto deve essere messo quando è al massimo della forma. Sicuramente non lo sarà ancora. Ipotizzo questo. Ma un giocatore come lui, della sua caratura e capace di giocare queste partite, non me lo puoi mettere al 78 minuto quando la partita comunque è già incanalata. Si ti può fare una giocata, ma non. Cosa può fare sto giocatore in poco più di 15 minuti giocati? Poteva fare qualcosa di più di quello che ha veramente fatto? Sicuramente sì, ma mettilo prima. Cioè, molti pensano che avrebbe dovuto giocare al posto di Gaiardini. Ci sta, ci sta, però capisco anche la scelta di Conte di voler puntare sull'usato sicuro. Poi che Gaiardini non sia grande sicure, questa grande sicurezza, lasciamo perdere, però lui ormai si è... Fissato su quelle scelte, e ci può anche stare. Comunque, nel primo tempo non è stata una debacle, anche con Gagliardini in campo. L'intera è rimasta bene, ma nel secondo tempo vedi che la situazione non cambia. Ma mettilo prima, mettilo al cinquantesimo, al cinquantacinquesimo, non a 12 minuti dalla fine. Cosa pensi ti possa risolvere, poi? Per carità, comunque l'Inter ha fatto tutto il possibile, c'è stata anche quell'occasione di Sanchez col pallone tolto sulla riga, però certi cambi, caro Conte, li devi fare prima, perché se no in pochi minuti è impossibile o quantomeno improbabile riuscire a cambiare il, il corso degli eventi. Quindi per me Conte ha delle grandi colpe per quanto riguarda la scelta della formazione, perché non tanto per i giocatori è causato all'inizio, ma per come li ha gestiti nel tempo, visto anche la possibilità di fare cinque cambi, io avendo Moses... Sanchez, eh, appunto Erickson e tutti quelli che aveva in panchina lui li avrei gestiti un pochino meglio perché il Sevilla è una squadra che sapeva bene in se, in se stessa che andando ai supplementari ci sarebbe stato più il rischio di perdere questo è stato il mio pensiero quando l'ho visto in diretta vedendo che il Sevilla eh, aveva messo quei classici giocatori per tenere palla e l'Inter invece quelli più offensivi ho pensato questa o vanno i supplementari e l'Inter la vince, o il Siviglia trova un gol a caso, proprio veramente ho detto queste parole, a caso, nei primi 90 minuti e si porta la Coppa a casa. Ed infatti è successa questa, questa seconda opzione. Quindi per me è giusto appunto dire che il Siviglia ha meritato, nonostante un arbitraggio... Un po' così, un po' così, ecco. Cioè io capisco la rabbia degli interisti perché uno stile di arbitraggio così avrebbe fatto innervosire anche me, sono sincero. Io ieri non ti favo nessuna delle due, non sono quel classico patriottico che dice eh, le italiane qui, le italiane là. No, a me non me ne frega niente, a me se c'è la Roma, bene. Se non c'è la Roma, la guardo da esterno e provo la stessa simpatia e antipatia. Per la stessa squadra, nel senso, se giochi in Italia o giochi in Europa, mi sta sulle scatole, io non la tifo, semplicemente, cioè non, non, non faccio il gufo che gode in maniera esagerata di queste cose, però al tempo stesso non, non sono neanche il tifoso che se vince, ma che bello, viva l'Italia, no viva l'Italia, l'Europa League era dell'Inter, non era dell'Italia, poi c'è chi è più patriottico e considera tutti i trofei europei delle italiane come trofei italiani, ma... Secondo me, se, se la Juve vince la Champions o l'Inter vince l'Europa League, sono vittorie di Juve e Inter. Chi è che, che dovrebbe festeggiare? I juventini o gli interisti? Questa è la sintesi del discorso. Però comunque, tornando all'arbitraggio, è stato, non dico di parte, però fastidioso, perché ha permesso al Siviglia di fare un po' come gli pare, di rimanere a terra quanto volevano, recuperando sì sei minuti, però... Credo che qualche minuto più addirittura si poteva dare. Però non si può neanche dire che abbia fatto tutte le scelte sbagliate perché il rigore comunque c'era. Sul presunto fallo di mano del difensore, secondo me non è un rigore da dare perché gli va sbattere proprio col braccio attaccato. E la stessa Inter contro lo Shakhtar ha avuto l'episodio simile con Gagliardini che l'ha presa così e l'arbitro giustamente non ha fischiato. Per quanto riguarda i falli, il problema non è fischiarli, ma magari essere troppo fiscale in un lato e troppo libertino diciamo in un'altra, pare il mio comunque nel computo generale l'arbitraggio di, eh, di ieri sera è stato tutto tranne che sufficiente o perlomeno tutto tranne che adatto ad una finale di una competizione europea e fatta questo piccolo preambolo di nove minuti parliamo un pochino delle parole di Conte, allora io vi dico la verità: ho sempre considerato Conte un allenatore vincente, un allenatore che riesce sempre a prendere il massimo dai propri giocatori, anche se essi non sono dei fenomeni. Vedi in parte Gagliardini quest'anno, vedi Bastoni, o vedi agli anni della Juve, gente come Pepe, Vucinic, Quaiarella, tutto. Il cioè, CE aveva giocatori buoni, ma da loro riusciva a prendere il doppio. Io ho sempre considerato Conte un grande allenatore e lo considero tuttora così. Ma sinceramente non ho capito perché ogni volta ha dovuto fare questi teatrini, anche quando effettivamente l'Inter non lo meritava, diciamo. Cioè, a parer mio, considerando che era il suo primo anno, arrivare in finale di Europa League, arrivare a un punto dalla Juve, sì, la Juve l'ultima non le ha giocate, ma sei comunque arrivato a un punto e fare un percorso generalmente buono seppur ogni tanto discontinuo è un risultato positivo cioè io non penso che la Inter o perlomeno lui potessero aspettarsi il primo anno di vincere subito lo Scudetto di vincere subito l'Europa League di vincere questo e vincere quell'altro perché ieri ci può stare un discorso legato alla mh, delusione però non puoi sempre prendertela con la tua società qui e la società là e la famiglia qui e la famiglia là e non mi sta bene quello, non mi sta bene quell'altro, non ti sta bene i giocatori, cioè io capisco che un allenatore voglia sempre il meglio, ma non puoi neanche stare a rompere i coglioni per ogni minima cosa che succede, per ogni minimo pelo che non ti sta bene, perché poi è normale che l'ambiente si deteriora, che l'ambiente si che non, di non rimane più tranquillo ed è normale che appunto si parla in questo momento di sua possibile partenza ma è normale è normale in maniera minore ma anche Spalletti lo aveva fatto con noi l'ultima stagione e Spalletti è tutto tranne che un pessimo allenatore ma fatta eccezione per la questione Totti era diventato insopportabile ogni volta cercava sempre di trovare un modo per litigare con i giornalisti ogni volta metteva in mezzo la questione Totti anche se raramente nessuno gliela chiedeva Purtroppo serve anche purtroppo, comunque serve anche avere il giusto atteggiamento davanti ai microfoni. Prendi 11 milioni all'anno. Sei l'allenatore più pagato in Serie A e uno dei più pagati al mondo, ma quantomeno io non ti dico che devi vincere tutto. Ci può stare volerlo nel tempo, ma non ti dico che devi vincere tutto, ma quantomeno. Non, non devi essere così insopportabile perché dopo le, le tue qualità tecniche vanno in secondo piano. L'Inter sta facendo un percorso di crescita. Non ha vinto quest'anno, ha già preso Akimi, ha, ha già preso Ericsson che l'anno prossimo secondo me farà grandi cose. Sta costruendo una squadra che è 10 volte più forte rispetto a 3-4 anni fa. Non 10, 3-4 anni fa. Dopo facendo un paragone con l'Inter di Pioli. L'Inter di Piole sembra dieci anni fa, tre anni fa, rispetto a quell'Inter c'è un abisso a livello di forza, a livello di qualità tecnica. E allora non capisco perché lamentarsi così. Non ci sei riuscito a starlo? Ci riprovi l'anno prossimo, la squadra è quella. Sta facendo appunto gli acquisti giusti su ogni reparto, quindi non capisco perché ogni volta stare a rompere le palle, è qui, e là, è la famiglia, prenderò le decisioni, non sono stato tutelato e questo e quell'altro. Che due coglioni caro Antonio, cioè adesso qualcuno dice che potrebbe venire alla Roma, io non penso proprio perché comunque c'è Fonseca e danno tutti per certo la sua permanenza, fatto sta però che a Roma non, per quanto stimi l'allenatore tutto serve in questo momento meno che una persona che anche dopo aver vinto 3-0 si lamenta di non aver fatto il quarto gol. Capisco la mentalità vincente, lo capisco però fino a un certo punto. Poi magari usciranno fuori tante cose che noi non sappiamo, usciranno fuori ehm, delle frasi dette dalla società che... Anche a me non, non, sarebbero, state non sarebbero piaciute, magari usciranno fuori delle cose che attualmente non sappiamo, per carità di Dio. Però ora come ora a me sembra che Conte sia un po' troppo pretenzioso e non capisca bene cosa vuol dire gestire l'aspetto comunicativo della di una società. Bravo a comunicare con i giocatori, bravo a con la grinta e gli urli e le sultanze e la tattica e questo e quell'altro. Però uno a livello tattico qualche errorino l'ha fatto anche lui e l'ho già detto prima per quanto riguarda Eriksen. E due... Eh, comunque non può sempre esimersi dalle colpe quando arriva un risultato negativo. A parte che si è lamentato pure quando vincevano, quando, pure quando hanno vinto. Quindi lasciamo perdere. Però mh, non ho mai sentito da parte sua dire ho sbagliato. Poi magari l'avrà detto una o due volte, ma ha sempre trovato quel capro espiatorio che non è lui. Cioè, io non dico che uno deve per forza prendersi le colpe di tutti, ma quantomeno un minimo di umiltà non sarebbe sbagliata, soprattutto in un momento in cui i tifosi dell'Inter hanno bisogno di tranquillità. Dopo aver perso una finale di Europa League, io voglio quantomeno avere tranquillità, non sentirmi dire dall'allenatore me eh, qua prenderò le decisioni, delusione, me ne vado, bla bla bla, cioè, quello serve solo a peggiorare le cose. Mourinho è stato un signore perché ha vinto la Champions, se n'è andato zitto e mosca, se n'è andato da vincente. Tu eventualmente te ne vai lasciando un progetto a metà. Poi sicuramente arriverà Allegri e farà, se dovesse arrivare, per me farà grandi cose perché è un allenatore adeguato a gestire un, un gruppo forte, di giocatori forti. Però ammetto che a livello umano per me Conta è stata un po' una delusione. Bravissimo a livello tecnico, sia chiaro, l'ha confermata anche stanno, pur non vincendo nulla, ma andando vicino ad ogni obiettivo. Però a livello comunicativo ancora tanto tanto da lavorare perché non è la prima volta che davanti ai giornali se la prende sempre con gli altri e mai con se stesso. Quindi Conte è un bagno di umiltà, perché oltre all'aspetto tecnico, serve anche qualcos'altro. Detto questo, ragazzi, allora questa era l'analisi generale per quanto riguarda la partita di ieri e le dichiarazioni di Conte. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo più tardi per un altro video. Sempre dedicato a questa partita, però legato più ai vincitori, diciamo, e più ad una persona in particolare che non volevo più nominare, ma purtroppo mi è obbligato a farlo. Scrivetemi nei commenti se avete capito di chi sto parlando. Ciao ragazzi, è sempre Forza Roma.